Oh, eccoci qua, finalmente giunti al primo vero episodio di Partite a Obiettivi di Nazuma Eleven. Non è che lo stessi progettando da chissà quanto tempo, a un certo punto mi sono ricordato: ehi, ma potrei fare Partite a Obiettivi per Nazuma Eleven, e alla fine eccomi qua. Tempo di lavorazione, 2 giorni massimo. Ad ogni modo, oggi primo vero episodio, lo scorso era giusto di rodaggio, penso che ne farò 2 per ogni serie, dato che sono 2 trilogie, sono 6 quindi videogiochi, 12 episodi in totale, non di più. Potrei farne magari qualcuno di più se vedo che ci sono molte richieste e molti obiettivi interessanti. Ne ho letti altri, ma alcuni sono davvero irrealizzabili per motivi di gioco proprio. Quindi vedrò in qualche modo cosa fare. Però oggi partita dei Panchinari, così ho deciso di chiamare questi giocatori, questa squadra, contro la Ultra Zeus, la squadra più forte del primo in Nazuma Eleven. E qui però c'è qualcosa che non mi ritorna. E sì, la squadra più forte del primo in Nazuma Eleven, ma non è tanto forte. Cioè, nel senso, sono sì fortissimi, per carità, però fanno anche pena. Vi spiego, l'unico giocatore che ho a livello 99 è Willy, quindi non ho neanche la scusa del ma hai giocatori forti e di livello alto. No, ho tutti i giocatori medi, più o meno, di potenza e di classe, e non stanno neanche tutti quanti sopra l'80, anzi alcuni stanno sotto, quindi l'unico a 99 è Willy, non ho neanche la scusa di poter dire ok, il livello è più alto, no. Quindi il fatto è che la Zeus... Beh, vediamolo in partita. La mia squadra ve la presenterò durante la partita, così potete mettere in pausa e leggere bene ogni giocatore e le sue caratteristiche. Quindi apparirà uno schermo la partita, uno schermo il mio giocatore, mentre quelli della Zeus ve li faccio vedere così velocemente, giusto per farvi avere un'idea di quanto siano forti. Che poi non è che siano così tanto forti. Alla fine credo che la difficoltà non sia stata troppo elevata dal mio aver allenato neanche troppo i miei giocatori. Cioè, alcuni li ho presi, li ho messi in squadra, li ho lasciati così come erano, non ho neanche aumentato loro una singola statistica. L'unico è Willy, che ho allenato proprio perché doveva essere il capitano di questa squadra e fare gol. E il mio obiettivo era fare almeno un gol con Willy, con una tecnica speciale, e un gol di testa. Ci sarò riuscito? Vediamo. Un altro obiettivo era non subire alcun gol durante questa partita. E il portiere non l'ho allenato, l'ho preso così com'era, il primo che mi è capitato, e l'ho messo in squadra. Mi sa che non gli ho dato neanche i guanti. Comunque, beh, vediamo com'è. La divisa della Ultra Zeus è l'unica cosa bella di questa partita, secondo me, perché per il resto... A Willy ho assegnato una tecnica chiamata Dark Tornado. Il Dark Tornado ovviamente è la tecnica principale di Shadow Cimmerian, però gliel'ho data perché è di tipo foresta e poteva superare facilmente, o meglio, con un po' di vantaggio, la tecnica Barriera d'acqua di Poseidon, e cosa in cui è effettivamente riuscita. Alcuni giocatori miei non avevano neanche la tecnica offensiva, quindi per tenere il possesso di palla, e nessuna tecnica difensiva che serviva appunto a rubare palla all'avversario. Sì, suona male, però in Nazuma Eleven funziona così. Però sono riuscito a rubare palla o a tenerla semplicemente smarcandomeli senza tecniche. Il che è questo che mi ha lasciato perplesso. Com'è possibile che dei giocatori visibilmente più deboli dell'avversario siano riusciti a smarcarsi senza tecniche? E sì, certo, neanche l'altro usava le tecniche, però ce l'ho fatta comunque. Il che è risultato tutto quanto molto strano. Altre volte invece vincevano loro perché effettivamente, elemento a favore o a sfavore, non importava, vincevano loro perché erano decisamente più forti. Tecnica contro tecnica, beh, non sempre la spuntavo. Però mi ha lasciato molto soddisfatto l'essere riuscito a buildare una squadra quasi a caso. Non è che ho fatto una ricerca approfondita su quali giocatori mettere. 5 di quei giocatori l'ho messi a caso perché erano i primi che capitavano. Statistiche anche scarse volendo, quindi ho detto vabbè, non è che posso stare a cincischiare tanto, anche perché quei 5 a caso erano gli unici che non fossero tutti difensori o portieri. Non so perché, ma ho più amici portieri e difensori che non centrocampisti e attaccanti. Ma è andata divinamente la partita, capito? Perché c'era Zeus, divinità, haha, ridere. Ho fatto gol con Willy, con il Dark Tornado, ed è stato godurioso segnare con un personaggio
scarso che però ho allenato, quindi alla fine con un po' di allenamento tutti i giocatori possono, beh tutti, Chester Horse fa comunque schifo, tutti i giocatori possono diventare qualcuno in Inazuma Eleven, ed è questo il bello. E sarà bello provare a fare una cosa del genere anche quando uscirà Victory Road. Vi volete mettere a andare online con giocatori pessimi, però super pompati con le statistiche, e fare il culo agli avversari? Oppure semplicemente essere più bravi e basta? Perché, oddio, in Inazuma Eleven la bravura conta poco. Conta più la potenza di tiro, conta la potenza per smarcarsi l'avversario. La bravura conta più che altro in giochi come FIFA e Captain Tsubasa, che io ho trattato miseramente purtroppo. Poi riprendendoli in mano ho visto che effettivamente il gioco è molto più tecnico di quanto io non l'abbia trattato. Molto molto tecnicismo, è davvero davvero carino. Comunque sia, siamo andati per il secondo tempo, io rubavo palla, loro la rubavano a me, fallo io, fallo loro. Siamo arrivati al gol di testa con Willy. Ce l'ho fatta a segnare contro Poseidon di testa. Purtroppo questo in Inazuma Eleven, se il portiere è davvero decentrato, deve per forza tuffarsi per prendere la palla, complice il fatto che non avesse più alcun punto tecnica da sfruttare, e ho fatto gol di testa con Willy ad un portiere super potente. Quindi i due obiettivi che volevo raggiungere: fare gol con Willy almeno una volta di testa e vincere la partita, sembrano essere a portata di mano. Stiamo 2-0, se non che sullo scadere arriva davanti alla porta Afrodi. Sta per tirare e scade il tempo. Quindi secondo tempo finito con Afrodi che tenta il tiro ma non ce la fa, perché scade il tempo. Quindi ho vinto la partita. Anche avessi fatto gol, beh, avrei vinto, ma non avrei spuntato l'obiettivo vincere senza subire gol. Quindi sono ancora molto acerbo sulle sfide. Continuerò a vedere i suggerimenti e quelli più attuabili, non per forza semplici, sia chiaro. Questa è una cosa che mi ero imposto io, grazie anche ai suggerimenti visti di Will. Segna con Willy con questo tiro, segna con Willy di testa. L'ho voluto fare, ci ho voluto provare, ci sono riuscito. Ora andiamo con Inazuma Eleven 2 e facciamo le cose per benino. Quindi vediamo da settimana prossima, perché questa esce Mario e tutto il resto, avrete letto la programmazione, spero. Vediamo di darci da fare seriamente con le partite a obiettivi. Magari poi porterò intere partite anche registrate con io mentre gioco, anche se essendo che sto puntato sul 3DS sto proprio fisso lì, non guardo mai in camera, quindi magari sarà un po'... vedrò come fare comunque sia. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo domani, ciao!